Before I sing my new very beautiful songs, prima di cantare le mie canzoni. Amici, siamo qui ora con il grande ospite di stasera, Gene Gnocchi. Una prima domanda che mi viene in mente. Noi siamo ragazzi giovani che conosciamo il Gene Gnocchi di adesso, però sappiamo che alle spalle c'è stato un grande lavoro, una grande esperienza, e la domanda che mi viene in mente è: questa esperienza quando e dove è iniziata, dove è partito il tutto? Ma io non so se devo ringraziarti per la domanda, perché mi fai proprio sentire un anzianissimo comico di... No, non era mia intenzione. No, sto scherzando. L'esperienza viene praticamente da Emilio. Io ho cominciato con Emilio, era l'88, 89, e poi è proseguita via via con tante trasmissioni, con Teocoli vicini di casa, Scherzi a parte, il gioco dei nove, Mai dire gol, e quindi poi da lì sono partite un po' tutte, fino a quelli che è il calcio e poi recentemente fino alla Prodo Sky, dove faccio la trasmissione sportiva. Però insomma ho sempre lavorato bene e soprattutto ho sempre lavorato con dei compagni di lavoro veramente fantastici, quindi per adesso è una carriera lunga, ma devo ringraziare soprattutto di averla fatta con dei colleghi veramente di grande livello. Il cabarettista, un grande cabarettista, come mai questa scelta di fare il cabarettista, oltre a tante altre cose che poi ha iniziato a seguire, però principalmente è partito tutto dal cabaret? Sì, è partito tutto dal cabaret, perché in realtà poi è partito tutto casualmente, nel senso che io suonavo in questo gruppo rock demenziale. Prima di cantare c'era imbastivo, diciamo, dei piccoli raccontini, e vedevo che la gente si divertiva a queste cose qua, e poi capisci insomma che c'è un certo talento per fare certe cose, poi ovviamente devi affinarlo questo talento, però devo dire che è stato tutto molto casuale e anche molto fortunato. Parietti, adesso non è per cosa, ma la Parietti non è mica lei che dice: mi sono rifatta questo, mi sono rifatta quell'altro, c'ho il labbro superiore gonfiato a 1,2, quello inferiore a 2,2, no, non è lei. Io vado soltanto all'anagrafe a vedere se la considerano materiale infiammabile o biodegradabile, basta. E tu mi quereli? Prima abbiamo parlato di calcio. Sappiamo che è stato, diciamo, iscritto a tante squadre di calcio, però magari ha fatto più fatica a calpestare i campi da calcio della Serie A. Ci riproverà ancora? Guarda, io ci riproverei volentieri, però le ultime visite mediche che ho fatto non sono state... cioè, l'osteoporosi che avanza e non sono delle migliori, però ci riprovo. Io l'anno scorso, tra l'altro, qui siamo in terra mantovana, avevo questo contatto con Lori, il presidente del Mantova, che lui mi avrebbe anche preso. Poi si è presentato al colloquio con me, ma aveva questi maglioni impossibili. Ho detto: Lori, non posso mica giocare per uno che ha dei maglioni così. No, a parte gli scherzi, io ci riprovo, perché è il sogno di tutti gli italiani fare 5 minuti in Serie A. Però, come ti dicevo, le ultime visite mediche non sono state eccezionali, quindi un po' di fretta ce l'avrai. Se non è quest'anno, temo che o il prossimo sarà duro. Serata importante questa, qua alla casa di Beniamino a Cavriana. Due battutine sullo spettacolo di stasera? Ma lo spettacolo è un concerto rock, che però è comico, nel senso che si prende in giro un po' tutta i luoghi comuni del rock. Quindi chi ha un minimo di frequentazione con i concerti rock qui li vede un po' ridicolizzati. Quindi il cantante è un cantante anziano, che insomma c'ha dei problemi, poi tutti questi problemi durante il concerto vengono alla luce. Però è chiaramente, noi suoniamo veramente, però lo spettacolo è decisamente comico, insomma. Ci fa un saluto per gli amici di Internet DJ? Ma assolutamente, agli amici di Internet DJ io vi saluto tanto, e a parte la prima domanda siete stati perfetti.